Eccoci finalmente arrivati, ragazzi. Siamo nel punto più a est di tutta quanta la Thailandia. Vedete? Al di là di quel fiume c'è il Laos. Buongiorno ragazzi, ieri sera non vi ho fatto vedere il contesto del bungalow in cui dormiamo, ve lo faccio vedere adesso. Siamo su un bellissimo laghetto e questa qui è la zona colazione. Eventualmente anche cena la sera. E c'è anche la colazione inclusa. Semplice, un po' di pane che si può tostare con la marmellata. Perfetto, e il caffè. Prima tappa della giornata, il Two Color River Viewpoint. Qui è l'incontro fra il grande Mekong e il fiume Mun. In sostanza, questo qui è il Mekong che poi prosegue. Di là, dall'altra parte, la sponda è già il Laos, eh? Invece dall'altra parte abbiamo il Moon River che si incrocia qui. Quindi il Moon River è un affluente del Mekong. Come quasi sempre accade qui in Thailandia, c'è un tempio in questo luogo. Ci sono delle strutture, vedete ad esempio questa tettoia che crea un pochino d'ombra e uno può venire qui e godersi questo punto. Una cosa che voglio aggiungere è che magari lo dico alle persone che mi vengono a trovare qui in Thailandia e non l'ho mai detto bene nei video, è la sicurezza che c'è qui in Thailandia. Ad esempio, adesso lì sulla moto ho lasciato l'altro cellulare che uso come GPS e mappa. Ho lasciato i caschi, ho lasciato la giacca, ho lasciato anche il bauletto dietro aperto. Qui non ti ruba mai niente nessuno ed è veramente un plus incredibile di questa terra. Intanto dietro di me il Moon River. Adesso vi faccio vedere questo metodo. Vedete quel barcaiolo? Sta battendo con un bastone il fiume. In questa maniera i pesci si spaventano e scappano verso sinistra e verso sinistra probabilmente lui ha messo una rete e quindi i pesci vanno a intrappolarsi nella rete. Leggevo qui il cartello e dice che il mese migliore per vedere la differenza dei due colori è il mese di aprile. E adesso andiamo a mangiare in questo ristorantino che è proprio sul Mekong. Bisogna scendere una piccola scalinata. Eccola che arriva. Abbiamo preso una Tom Yam Soup, un po' troppo piccante forse, dei gamberetti e poi un po' di pollo che deve ancora arrivare. Il riso e la visione qua è stupenda. Quello lì è il Laos. Eccoci finalmente arrivati, ragazzi. Siamo nel punto più a est di tutta quanta la Thailandia. Vedete? Al di là di quel fiume che è il Mekong, fra l'altro, c'è il Laos. Ho trovato un punto un pochino più in ombra in cui posso togliermi gli occhiali perché c'è un caldo incredibile, come al solito sono oltre 35 gradi, al sole penso che si arrivi anche a 40. E niente, volevo salutarvi da qua. Qualcuno mi ha detto anche: ma perché vai fino lì al punto più a est di tutta quanta la Thailandia? Non è che c'è chissà che cosa, c'è semplicemente un cippo, è finito lì, c'è il fiume. Però è il punto più a est di tutta la Thailandia, questo è il punto. Più in là di questo punto non si può andare, a meno che chiaramente non vogliate scavallare e andare fino in Laos. Questo qui è il cippo che fa vedere il confine fra la Thailandia e il Laos. Però effettivamente il punto più a est della Thailandia in questo momento, perché poi dopo quando ci sono le piene dovute aspettate, ecco che c'era un pochino d'ombra. Quando c'è il periodo delle piogge, da giugno fino a ottobre, il livello del Mekong chiaramente sale e probabilmente arriverà fino a qui dove ci sono queste scalette. Però in questo momento è lì, quindi io adesso vado fino lì sulla spiaggia. Scendiamo giù. Intanto guardate che belle quelle formazioni rocciose lì dall'altra parte. Sono molto belle. Mi si riempiranno le scarpe di sabbia. Bene. Eccoci arrivati. Questo qui è il Mekong. Spero che lo vediate perché io non vedo niente perché c'è un sole che acceca. Oltre a questo punto si entra nell'acqua e quindi la Thailandia è finita. Adesso raccolgo qualche sassolino come souvenir che è anche gratis e me lo riporto a Bangkok. Adesso siamo arrivati in questo posto in cui c'è il pavimento e una pietra stranissima. Adesso questo simpatico signore che non parla né thailandese nei San, ma in realtà un mix fra i San e Laotiano, ci sta accompagnando a vedere
dei geroglifici molto antichi, o almeno così sembra. Molto carine queste casette di legno. Ah, ok. Lui cammina tranquillo con i flip-flop in mezzo a queste foglie secche, dove ci possono essere scorpioni, ragni, serpenti, formiche puncicose e non so quanti altri animali che possono far male o anche eventualmente uccidere se non trattati in tempo. Comunque lo seguiamo tranquillamente. Ancora quel ponticello e poi lì dovrebbero esserci le impronte. Eccole lì, vedete? Qui si vedono perfettamente. Posso dire che per una volta si vedono meglio in videocamera che a occhio nudo. Qui vediamo anche due tipologie di impronta. La prima è proprio a stampo, cioè uno inserisce la mano nel sangue o nell'argilla o qualche cosa di colorato e poi mette la mano sulla roccia. La seconda tipologia è questa qua, in cui uno appoggia la mano alla roccia e poi ci sputacchia sopra con la bocca, oppure magari butta una secchiata di vernice e quindi viene il negativo. Vedete, questa mano qui è bianca, quella lì è rossa. Quindi questa qui, vedete, è una specie di grotta, un rifugio abbastanza vicino al Mekong, che sarà a 300-400 metri di distanza. Adesso mi sono addentrato un pochino di più qui all'interno della fessura della roccia, di questa sorta di grotta, però non ho trovato altri segni e altre impronte. Sono solo lì proprio davanti all'ingresso, non lo so, potrebbero anche essere false, però devo dire la verità, sono completamente impreparato sulla presenza di queste mani, di queste impronte, di questi segni che potrebbero risalire al preistorico, non lo so. Adesso, senza stare qui a fare analisi troppo approfondite, ci sono questi segni qua e questo colore, e poi mi sembra di vedere lo stesso colore anche lì dove c'è una crepa abbastanza nuova, si vede dalla, diciamo, seghettatura, merlatura della roccia. Quindi se questa parte qui è collassata abbastanza di recente, non può esserci una mano lì e una mano dietro questo schermo che è venuto giù un po' di qualche centinaio o migliaio di anni fa. Quindi comunque il posto è carino, si trova a 500 metri dal punto più est della Thailandia. Ci sono venuto, ho dato un'occhiata, c'è questa cave, ottimo, è stato comunque interessante. Interesting, Mai? Interesting.